Buon pomeriggio a tutti e grazie della vostra partecipazione. Vi do il benvenuto a questo quinto appuntamento della rassegna Aperitivi Doc, 10 ospiti conversano, una rassegna che è cresciuta nel corso del tempo, è circa un mesetto ormai che abbiamo promosso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Mornese questa rassegna e abbiamo potuto riscontrare ogni appuntamento dei numeri crescenti. Abbiamo una media di circa 1500 visualizzazioni che comunque sono numeri importanti e che danno lustro anche all'iniziativa organizzata dal comune, unico se non tra i pochi comuni della zona ad aver promosso un'iniziativa del genere. Mi dicono sempre che mi dilungo troppo, quindi questa volta sarò ancora più breve, ma come di consueto, approfittando anche del numero appunto elevato di visualizzazioni di cui appunto possiamo vantare, vi vorrei presentare oggi un altro vino. Oggi facciamo aperitivo con un dolcetto di Ovada della cantina Guido Mazzarello. Un vino tipico della nostra zona, prodotto dal 100% di uve dolcetto, dal colore rubino acceso. Un vino che, non ve lo sto a dire, appunto, è il vino, diciamo, di eccellenza, il vino tipico, più tipico del nostro territorio e che pertanto dobbiamo assolutamente valorizzare e pubblicizzare oltre i confini della nostra provincia, regione e anche, perché no, nazionali all'estero. Quindi saluto a tutti. Grazie della vostra partecipazione e buona visione, buon divertimento, buona cultura a tutti. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a quanti ci stanno seguendo, a quanti ci seguiranno e a quanti ci hanno seguito in tutti questi incontri. Siamo al quinto incontro, ringrazio Simone ancora una volta per averci introdotto con questo vino, quindi ringrazio anche tutti i nostri agricoltori e vinicoltori che ci hanno permesso di promuovere a titolo gratuito ovviamente il loro vino all'interno della nostra trasmissione. Ringrazio Gianna Schelotto che è qui con noi, ci segue e niente, siamo finalmente in compagnia di una donna, ve l'avevo promesso l'altra volta e sono molto felice di aver mantenuto la promessa e che donna, come abbiamo scritto su Facebook, perché ovviamente tutti sapete chi è l'ospite di oggi e non mi vado a dilungare molto. Prima di introdurla, però, nella chiacchierata che stavamo facendo prima, giusto che per proseguire il nostro palinsesto di sventare tutte le, diciamo così, le fake news, tutto quello che sta succedendo, sia adesso che è successo, per parlare un po' male dei giornali, diciamo questa cosa, che è stato scritto ovunque che Gianna Schelotto ha ispirato Anna Marchesini per il suo bellissimo personaggio della sessuologa, ma come adesso vi dirà direttamente Gianna Schelotto, non è vero, giusto Gianna? Sì, non è vero, voglio dire, sarei stata anche lusingata di tanta popolarità. Invece, chiacchierando proprio con Anna a suo tempo, lei mi disse che no, che non aveva pensato a me, che mi vedeva un po' diversa da quella che rappresentava. Però non c'è verso, tutti continuano a pensarlo e mi viene quasi, come dire, la voglia di smettere e smentire, tanto Beh, non certo, cambia niente. oramai è diventata una consuetudine, quindi può anche passare per vera. Non fa male a nessuno, anzi, penso faccia piacere, quindi. Quello che inquieta un po' è come le notizie non vengono verificate, come si propagano, come si ripetono. Questo è un po' inquietante, perché una cosa, diciamo, quella che riguarda me è assolutamente una stupidaggine, ma se succede anche per altre cose, che si comincia a dire una cosa sbagliata e non la si corregge mai, questo mi inquieta un po' di più. Certo, è quello che abbiamo, diciamo, evidenziato in questi giorni con delle banalità. Tutte le volte noi evidenziamo delle banalità. L'altra volta abbiamo evidenziato il fatto che avessero scritto che il nostro ospite era un naturista e non un naturalista, quindi tutto quello che ne sarebbe conseguito. Però è ovvio che se si parla di cose molto più grandi, il peso aumenta.
entriamo nel vivo della nostra, diciamo, della nostra chiacchierata con la domanda più ovvia per aprire che mi sentivo di fare. Cioè, quando io ho chiesto alla dottoressa Schelotto di dare un titolo a questa iniziativa, lei mi ha detto questo titolo che io trovo straordinario, appunto, che è un'insolita prigionia. Ecco, partiamo proprio dal termine prigionia. Ritiene che sia giusto parlare di prigionia? Non è una prigionia, è semplicemente un modo per dire una cosa che in realtà non è, oppure si può già parlare di prigionia? Se si può parlare di prigionia in senso simbolico, ovviamente. La prigionia è tutto ciò che ostacola le nostre libertà. È vero che queste libertà sono, come dire, necessarie, ed è vero che tutti condividiamo la necessità di fare, come dire, la prigionia che ci viene imposta e che ci imponiamo da soli. Però sta di fatto che quando si pensa che non si può uscire di casa, che non si possono vedere gli amici, che non è. Si tratta di una limitazione della libertà, quindi insolita prigionia è proprio come se l'avessimo scritto tra virgolette, è simbolico, ci fa sentire prigionieri, prigionieri di una situazione che è drammatica, che ci inquieta e che però bisogna aspettare che finisca per poter ritrovare tutte le nostre libertà. Certo, infatti in un pezzo bellissimo dell'Hamlet di Shakespeare, in uno dei monologhi forse più importanti, più conosciuti, Shakespeare mette in bocca ad Amleto questa frase che secondo me è molto emblematica, cioè dice: pur restando chiuso, la parafraso perché non ricordo di preciso le parole, comunque dice: pur restando chiuso all'interno di un guscio di noce potrei sentirmi re di uno spazio infinito se solo non facessi brutti sogni. Ecco, quali sono questi brutti sogni che in questo momento forse ci stanno attanagliando? Io credo che il sogno peggiore che ci perseguita in questi giorni, per fortuna adesso un po' scemato, non so nemmeno bene perché, ma il sogno peggiore era quello di morire da soli. Cioè questa cosa terribile del dover essere ricoverati in ospedale e del non poter vedere le persone care nei momenti più drammatici, quelli della malattia, quello dell'angoscia, sul limite della morte. Credo che sia uno dei sogni peggiori che si possano fare. Assolutamente. Invece si può paragonare la casa proprio ad un guscio di noce, c'è cioè un qualcosa che protegge, no? Giustamente. Certo, la casa ci protegge e come la casa, la famiglia, gli affetti sono protettivi, ma possono anche diventare, come dire, delle galere, appunto, delle prigionie. Nel senso che un conto è la casa che ci accoglie, che ci riscalda, che ci rifocilla, e un conto è la casa dalla quale non si può uscire. Quindi su questo, ripeto, tutti abbiamo ben chiaro quanto sia stato giusto restare in casa e quanto sia giusto continuare a restare in casa proprio adesso che come dire, la maggior libertà ci pone più a rischio. Però è evidente che questo è stato un cambiamento radicale delle nostre abitudini, del nostro modo di vivere le nostre giornate, il nostro lavoro, i nostri rapporti. Tutto questo certo non ci lascerà come prima. Certo, ma a proposito di come prima e di come sarà, stiamo parlando di noi italiani, ovviamente, dato che lei ha attraversato buona parte della seconda metà del Novecento, quindi sta vedendo anche il cambiamento attuale. Siamo esseri casalinghi? Non lo siamo mai stati? Che rapporto ha l'italiano con la casa? Beh, un ottimo rapporto. Intanto per cominciare basti pensare che moltissimi italiani sono proprietari di case, fanno mille sacrifici, anni di sacrifici pur di avere una casa propria. E questo perché al di là di tutto, al di là della sicurezza economica, ma questo significa anche sicurezza psicologica, sicurezza emotiva, avere un posto dove rifugiarsi, avere un posto che ci protegge. Un posto da condividere con i nostri cari. Le case poi diventano, come dire, cariche di ricordi. Per una persona della mia età, la casa è come se i muri avessero ispirato, come dire, tutte le emozioni, le cose belle e brutte che la mia famiglia ha vissuto. E questo significa stare in una casa che è comunque così piena di emozioni. Io penso sempre. Quando mio padre era solo
E io avevo cambiato casa ed ero venuto in una casa molto più distante dalla sua. E quando lui era molto vecchio, aveva bisogno di aiuto e protezione, io lo avevo costretto di fatto a cambiare casa, cioè a venire in un appartamento accanto alla mia casa. Questo mi consentiva di essere più tranquilla e di aiutarlo. Beh, lui è venuto perché si è reso conto che la cosa era razionale, ma era come aver sradicato un albero. Io sentivo, e questa cosa non me la perdono ancora adesso, che aver tolto un uomo di quell'età dai quei muri che erano quei muri, quegli oggetti, quegli odori, quegli spazi che erano così fondamentali per lui, è stata una cattiveria. È stato utile, è stato comodo, però è stata comunque una cattiveria. Ora che dici che mi racconta questa storia straordinaria, mi rendo conto che in questi giorni noi abbiamo mia nonna che purtroppo è allettata per una patologia e la testa pian pianino la sta lasciando. E a tal proposito, lei il suo problema principale è quello di essersi convinta di non essere all'interno della sua casa. Quindi questa cosa la sta facendo, la sta portando proprio in un'altra dimensione. Ecco. Questa cosa stabilizza perché appunto lei non riesce più a entrare in contatto con tutte quelle cose apparentemente futili, apparentemente distaccate, che però fanno parte della sua identità. Cioè che negli anni, nei decenni, lei ha costruito la sua identità anche grazie a tutto quello che si aggirava intorno a lei. Certo, e soprattutto il fatto che lei è ancora dentro casa, però purtroppo non riconoscendo la sua casa, questo in realtà la sta Certo. portando. Certo. E a proposito, quindi sicuramente questa situazione porterà gli italiani ad una riscoperta del valore della casa, giusto? Sì, ma penso che non c'è, questa è solo una delle poche cose di cui non c'era bisogno, perché gli italiani ce l'hanno già molto presente, il valore della casa, non solo il valore della sicurezza economica, perché nonostante, come dire, gli economisti continuano a dire che il mattone non è più così importante dal punto di vista economico, la gente continua a pensare che avere una casa propria sia, come dire, un guscio di sicurezza. Sto guardando che mi arrivano un sacco di messaggi che dicono che ci sono problemi di audio. Sto cercando di risolvere il Era problema, mia? ma un po' mia, un po' sua, insomma, vediamo di aggiustare un attimo Pronto? il livello. Lei, sento la sua voce che va e viene, non solo la mia. Sicuramente la mia voce è per un problema di connessione, perché purtroppo oggi non c'è una connessione, come le dicevo, molto stabile. Spero che comunque si riesca, nonostante lo sforzo, a migliorare. Fatemi sapere se riusciamo con calma. Intanto ne approfitto per parlare con il nostro pubblico, che ovviamente se ci sono delle domande di farcele sapere, di farcele pervenire, io cercherò di riportarle alla dottoressa Schelotto. Detto questo, mi piacerebbe, una volta che abbiamo inquadrato adesso la questione, il problema della casa, eccetera, entrare proprio nel vero nucleo di questa situazione, cioè la questione degli affetti, partendo dagli affetti principali, cioè il rapporto tra due individui. Pensa che tutta questa situazione, innanzitutto per chi sta convivendo, poi parliamo anche di chi è separato, ma di chi sta convivendo, se questa situazione aiuterà a migliorare il rapporto di coppia. Allora, se la coppia sta bene in salute, se si tratta di un rapporto sano, certo che questa cosa, la condivisione quotidiana, i tempi che di solito non siamo abituati a condividere, le cose fatte insieme, anche le cose che normalmente non facciamo, non so, mettersi in cucina in due a preparare qualcosa o vedere lo stesso programma televisivo, cioè organizzarsi in modo da condividere molto più di quello che si condivide quotidianamente e normalmente. Se la coppia è sana, questo sicuramente giova e arricchisce e rinforza. Ma se nella coppia ci sono già delle tensioni, se ci sono dei problemi, se ci sono dei non detti, ecco, allora a questo punto la convivenza, questo vivere così vicini e in così poco spazio, può persino peggiorare la situazione. Pensa che questi non detti, ora abbiamo visto che
da domani la situazione comincerà a migliorare, quindi si potrà fare qualche passeggiata in più, si potrà uscire un po' di più, ma pensa che se questa situazione si protrarrà per un ulteriore tempo, questi non detti, tutta questa serie di cose verranno a galla o rimarranno comunque celate all'interno dei due membri della coppia e quindi porteranno alla rottura? Questo dipende dal tipo di scintille che sono scoccate in questo periodo, cioè se c'è stato il litigio sano, il litigio in quale finalmente uno dice beh, adesso ti dico tutto quello che non ti ho detto, oppure si esprimono delle tensioni che di solito si tende a ricacciare dentro, perpetuo vivere per paura di ferire l'altro, per paura di perdere l'altro. Tante volte come dire, si evita di approfondire le cose. Quindi, prego. E se dovesse dare un consiglio appunto per evitare tutto questo o per chi in questo momento magari sentendo le sue parole o comunque si riconosce in questo tipo di situazione, cosa direbbe? Allora, fermo restando che uno psicologo non deve dare consigli, questo non fa parte del mestiere. Però io direi che la cosa migliore è quello di cercare di non aver paura di essere se stessi, di non aver paura di confrontarsi per come si è, non per come si è diventati, e soprattutto di non aver paura di mostrarsi all'altro come noi pensiamo che l'altro ci vuole. Cioè, capisco che è un po' complicato. Certo, di mantenere il proprio modo di essere. L'avevo persa. Eh sì, anch'io ho avuto un momento per cui l'ho persa. Adesso si è bloccato, mi Ci sente? siamo un po' persi. Sì, ci siamo un po' persi e mi dice questa connessione che è molto ballerina oggi e credo che ci abbiano perso anche i nostri... aspetti un attimo che cerchiamo di... Ok, continuiamo, dovremmo esserci, mi scuso per questa situazione con chi ci ascolta. Dicevamo appunto che il consiglio, lo ribadiamo per chi se lo fosse perso, è proprio quello di rimanere se stessi, giusto? Di mantenere quello che è stato. Di non aver paura di essere se stessi, Sì, di non... perché qualche volta siamo così preoccupati di compiacere l'altro, oppure se qualcosa dell'altro ci disturba, perpetuo vivere, lasciamo perdere, il che entro certi limiti va anche bene, ma se questa cosa si prolunga, se giorno dopo giorno si continua a chiudere gli occhi, a non dire, a non fare, per mantenere, come dire, la facciata, allora questo alla coppia non fa bene. E soprattutto mi faceva notare una delle mie collaboratrici di questa iniziativa che ci sono delle coppie che stanno rimandando delle scelte importanti in questo periodo. Cioè già magari le stavano rimandando prima per una questione diciamo socio-economica, perché magari uno dei due non aveva un lavoro stabile o perlomeno, o perché magari c'erano degli altri problemi interni. Ma in questa situazione ci si trova davvero cioè, c'erano per esempio delle persone che avevano programmato un matrimonio, questo matrimonio ovviamente è saltato a data da destinarsi, credo che sia una cosa importante, no? Il rimandare un evento di questo tipo. Lo vedo che è importante, per esempio, per una laurea, lo è, figuriamoci per una cosa ancora così più importante, ecco. Questo è importante perché ogni volta che si prende una decisione di quell'importanza, il matrimonio, certe scelte decisive, abbiamo bisogno di avere una forma di sicurezza dentro di noi. Cioè io prendo una decisione perché devo confrontarmi soltanto con me stesso, con le mie scelte e non con quello che c'è intorno a me. Quello che c'è intorno a me è tranquillo, è sicuro, è normale. Ma se tutto quello che è intorno a me comincia a vacillare, non è sicuro, è pieno di insidie, è pieno di incognite. Quanto tempo durerà questa cosa? Quanto durerà, come dire, la sicurezza nel lavoro? Tutte queste sicurezze vengono a cadere e allora quella scelta impegnativa, come può essere quella di un matrimonio, come dire, comincia a subire, subisce qualche rallentamento o qualche incertezza. Certo.
e quali non si possono dare consigli, ma anche qua quale sarebbe l'atteggiamento migliore per affrontare questa situazione e non farsi prendere dall'ansia? Verificare, appunto, verificare che non si tratti di un'ansia dovuta alla situazione esterna, quindi dovuta a queste particolari condizioni ansiogene, e di verificare che però il sentimento è forte e la voglia di vivere la vita insieme è prioritaria. Se questa priorità persiste, vuol dire che la cosa si può fare indipendentemente dal coronavirus. Ora abbiamo trattato l'argomento di coloro che sono uniti e che condividono la propria abitazione. Invece, per quanto riguarda i rapporti a distanza, la situazione come la vede? Bisogna vedere per quale motivo queste persone sono separate. Stiamo parlando delle coppie separate, Sì, questa è io la domanda. faccio il mio esempio più banale, come credo che ce ne siano altri. La mia fidanzata vive a Genova, io abito qui in Piemonte e per decreti regionali, anche se si riaprirà in questa settimana, non potremo vederci. Scherzando, gli ho detto ci vediamo in Praglia al confine, tu stai di là e io sto di qua. Cioè, questo tipo di situazioni, magari per motivi di lavoro, magari anche persone già sposate che si sono trovate divise per motivi di lavoro. Questo, come dire, come tutte, diciamo, la legge del desiderio dice che il desiderio nasce dalla mancanza. E quindi il non riuscire a vedersi dovrebbe accentuare la voglia di vedersi e premiare molto di più, insomma, in un incontro che normalmente era una cosa quotidiana, era una cosa normale, non dico anaffettiva, ma comunque, insomma, niente di che, alla luce di queste privazioni, questo incontro diventa speciale. E siccome non capita sempre di vivere situazioni speciali all'interno dei rapporti di coppia, è meglio godersene. Certo, e quindi questa situazione servirà anche per rafforzare il rapporto con i famosi congiunti affini, cioè tutta quella sfera familiare, che adesso noi abbiamo parlato del rapporto di coppia, quindi di due individui, ma tutta la sfera familiare cosiddetti parenti serpenti di Monicelli, cioè servirà questa situazione un po', un minimo. Questo serve se i rapporti sono sani, se ci sono invece già delle tensioni, dei dubbi, dei sospetti, è chiaro che la situazione esterna non aiuta e quindi le insicurezze esterne vanno a sommarsi alle insicurezze interne e a quel punto diventa più difficile andare avanti. Invece un'altra domanda che ci è stata fatta in questi giorni, proprio che ci ha portato poi a scegliere un incontro di questo tipo, è stata quella di famiglie che hanno dei problemi, chiamiamoli così, con la gestione dei figli a casa. Ecco. Pensa che questa situazione in un bambino e quindi in una persona che sta crescendo e che ha appena aperto gli occhi sul mondo influisca parecchio sulla sua crescita? Certo, è una situazione insolita, è una situazione che il bambino non riesce a spiegarsi perché questa di raccontargli che fuori c'è un virus con la corona, come tutti i re delle favole, i re cattivi delle favole, quindi alla lunga può anche inquietarlo, può anche spaventarlo. Però comunque bisogna che gli adulti si diano un grande da fare per distrarli, per aiutarli, soprattutto per rassicurarli. Per fargli capire che se anche non si può uscire, c'è quello che, di cui lui ha più bisogno, cioè l'affetto e la presenza di chi gli è caro, dei suoi genitori, dei suoi nonni, delle persone che gli sono care, quello non gli mancherà mai. Certo. E a tal proposito, è meglio ad un bambino dirgli una verità camuffata con un minimo di favola, di poesia, oppure è meglio dirgli la verità nuda e cruda, anche se in realtà fatica a capirla? Dipende molto dall'età del bambino, naturalmente, ma questo, come dire, i bambini piccoli gli si può raccontare questa cosa sotto forma di favola perché le favole servono ai bambini a capire che certe cose si superano. Tutte le favole hanno un lieto fine e questo non è soltanto, come dire, un'abitudine di quelli che raccontavano favole, ma era un messaggio importante che davamo ai bambini dicendo che con l'impegno, con la fiducia, con l'affetto, certe cose si superano sempre.
qui, come dire, siamo un po' dentro, un po' fuori dalla favola. Per i bambini piccoli si trovano dentro una favola e dipenderà molto da come i genitori la raccontano per fargli capire che le cose si superano e quindi per dargli alla lunga più sicurezza. Che poi è proprio lo scopo delle favole. Esattamente. Se guardiamo le favole dei Grimm, non sempre hanno un lieto fine, o se ce l'hanno è dopo una vicenda orribile, Esatto. truce, sanguinaria, quindi quello forse è il senso delle favole. Ma a proposito di bambini, e tralasciando un attimo la situazione attuale, o meglio, entrandoci in maniera differente e laterale, come è cambiato nel corso della sua carriera, ma comunque in generale, cioè è un dato ovvio, credo che sia cambiato il rapporto tra i genitori ed i bambini. Abbiamo genitori che ovviamente adesso con il fatto, meno male, che con l'emancipazione della donna e quindi le donne che possono accedere ad una carriera lavorativa, quindi ad avere un lavoro pari al marito e a volte anche un lavoro più prestigioso del marito, si trovano ovviamente a dover stare, lontano da casa, lontano dai figli e quindi li affidano la loro crescita ai nonni, se li hanno ovviamente, oppure alle babysitter, cioè questo influisce sulla crescita di un bambino e nel nostro caso specifico, ovviamente, essendo i bambini in compagnia dei loro genitori, forse potrebbero riscoprire i loro genitori che in una situazione normale li vedrebbero magari velocemente o nel weekend. Allora, la prima cosa è che il rapporto con i bambini in generale nel nostro mondo sono cambiati perché i bambini ce ne sono molto meno. E quindi, un tempo i bambini avevano i fratellini, i cuginetti, i vicini di casa, c'era il cortile nel quale si confrontavano. Adesso i bambini sono più o meno isolati, vivono con tanti adulti. E quindi già questo, come dire, sottolinea una grossa differenza rispetto ai bambini del passato. Quanto al fatto che l'emancipazione femminile porta anche le donne fuori casa, io credo che il mondo è cambiato, cioè non è cambiata solo la condizione femminile, è cambiato il mondo e quindi non possiamo aspettarci di applicare i vecchi modelli della mamma casalinga, dell'affetto. Della tetta sempre pronta a dare, non soltanto ai bambini, è cambiato il mondo e quindi in questo mondo i bambini vanno reinseriti, vanno rassicurati. Il fatto che ci siano delle babysitter, il fatto che ci siano delle persone estranee, in qualche modo li abitua a confrontarsi con dei modelli diversi, perché sennò il rischio è che, appunto, essendoci pochi bambini, i pochi bambini diventino dei tiranni perché hanno nonni, hanno genitori che ruotano intorno a lui, mentre invece abituarli alla varietà dei rapporti può essere una cosa utile che al tempo, che è al passo con i tempi. Questo non significa privarli di qualcosa, significa stargli accanto. Tenendo conto però dei bisogni e delle necessità di ciascuno di noi. Cambiando un secondo argomento, cioè rimanendo sempre in tema, ma cambiando l'argomento e ritornando all'argomento d'apertura, cioè alla sua professione di sessuologa, di sesso, cioè in senso generale, nel suo ampio termine. Una delle domande che mi hanno suggerito i miei collaboratori in questi giorni è se il rapporto sessuale in questa situazione di questo tipo è cambiato, e dato che tra le due persone c'è magari un'ansia per tutto quello che è l'esterno, per i problemi, eccetera, se questo influisca anche sul rapporto sull'intimità. Questo dipende molto dal tipo di coppia, dal tipo di persone, quindi io penso che l'intimità dovrebbe essere accentuata proprio perché si sta di più insieme, ma se si sta di più insieme lo si vive come un regalo, come qualcosa di positivo nella negatività generale, va tutto bene. Se invece questo stare insieme viene vissuto come un'alterazione della normalità, tra virgolette, come un eccesso, come un essere troppo vicini e quindi la condivisione diventa una sorta di atto ripetitivo, continuo, sempre uguale. Allora, però questo dipende molto dal tipo di rapporti che c'è tra le persone.
D'altra parte, voglio dire, abbiamo l'esperienza del baby boom. Dopo il baby boom in America sono nati tantissimi bambini. Quasi io me lo augurerei che ci fosse un altro baby boom anche da noi, visto che di bambini ne nascono pochi e che la società invecchia. A proposito di società che invecchia, sono passati, credo, 55 anni, non vorrei sbagliarmi, mi pare fosse il 65, da quel straordinario docufilm di Pasolini che si chiamava Comizi d'amore, dove ovviamente, per chi non l'avesse visto, vi invito a vederlo, venivano fatte determinate interviste, determinate domande sulla sfera sessuale, sulla sfera familiare, a una serie di persone, sia popolari, popolani che persone di spicco, mi ricordo, mi pare Moravia e mi pare Ungaretti fossero due degli intervistati. Ecco, volevo sapere, a distanza di 55 anni, la situazione, in questo caso abbiamo parlato del sesso, dell'italiano medio, cioè le conoscenze sono aumentate oppure il sesso è sempre un tabù, come poi andava dimostrando Pasolini? Allora, il sesso è certamente più libero, non sono sicura che sia più comprensibile, come dire, più facile. Più facile nel senso che lo si consuma rapidamente, che non ci sono più i divieti, non c'è più l'idea del peccato, cioè il sesso si è molto alleggerito di tutto questo. Però capire se, cioè, la cosa su cui si dovrebbe riflettere è se tutta questa nuova libertà che è stata giustamente voluta dalla mia generazione, per la quale ci si è battuti per togliere tutti i tabù che erano relativi al sesso, bisogna vedere però l'uso che ne è stato fatto. Cioè, se il sesso è diventato una cosa, come dire, abituale, senza pathos, senza come dire, nemmeno la passione, ma direi la poesia, cioè senza l'importanza di questo incontro a due, è chiaro che si è impoverito. Se invece la nuova libertà rispetto al sesso ci ha resi più consapevoli e più immersi nella realtà di questo rapporto così intimo, così particolare, e allora vuol dire che le cose vanno meglio. Però naturalmente questa è una cosa che non si può dire una volta per tutte. Sentito un rumore, avevo capito da dove arrivava. Niente, a proposito di questo, rimanendo sempre nel tema di chi si è dovuto adattare, ovviamente sappiamo benissimo che il sesso purtroppo è anche una professione. Quindi leggevo su tutte quelle, su un sacco di giornali, mi pare su Repubblica, mi pare che ci fosse anche sulla stampa, eccetera, dove si raccontava questo cambiamento, cioè questo adattamento delle escort o di chi comunque vende, diciamo, il proprio corpo in una dimensione virtuale. Quindi anche qui si rientra in un rapporto che prima era ovviamente clientelare a vis-à-vis, adesso in realtà tutto questo è cambiato. Penso che questo sia importante, cioè che quando finirà questo si potrà tornare alla normalità oppure ci si abituerà a questo cybersesso, come si chiama, quindi attraverso uno schermo? Il sesso si fa con i corpi, questa è una realtà che nessuno ci può togliere. E quindi certamente tutto l'aspetto virtuale ha aiutato in questo periodo, forse è riuscito a placare delle tensioni, però è il corpo che richiede sesso, il sesso si fa anche attraverso il corpo, anzi prevalentemente. Cosa che mi ha più colpito di questi articoli è proprio che c'erano interviste a escort e dicevano che proprio addirittura ci sono alcune che hanno aumentato il loro range clientelare, quindi attraverso queste cose riescono a guadagnare di più con, diciamo, uno sforzo minore. Quindi sicuramente anche lì sta cambiando. Per forza, perché fa meno paura. Moltissimi anni fa, io ho fatto avevo chiesto all'allora direttore del Secolo di fare uno studio sulla pornografia, soprattutto sui cinema a luci rosse. Naturalmente era stato molto difficile avere questo permesso, erano tutti scandalizzati all'idea che io da sola mi presentassi in questi cinema a luci rosse tutte le ore. Ma la mia ipotesi era questa, che
il cinema a luci rosse corrispondeva al fatto che gli uomini avevano paura delle donne. E la prova era questa, che in un cinema con pochissime persone sedute, io mi andavo a sedere proprio a fianco alla persona, e questa persona, pur avendo la donna a mia disposizione, si alzava e cambiava posto. Naturalmente è stato molto frustrante per me, perché non era bello sentirsi rifiutati in questo modo, non è che io mi offrissi, per carità. E era, questa era la cosa che io volevo provare, è che il rapporto con le donne, vis-à-vis, cioè proprio vedersi faccia a faccia con le donne, tra le tante altre cose, spaventava anche gli uomini. Ora è vero che il tempo è cambiato, che i tempi sono cambiati, le cose sono molto diverse, ma continuo a pensare che soprattutto quel genere di donne spaventi ancora gli uomini. Molto interessante questo. Rispondo al commento che vedo che sono una serie di domande. Ora arriviamo alle domande. Stavo cercando di fare, diciamo, una carrellata generale di quelli che potevano essere gli argomenti e poi di liberare il vostro spazio. Quindi arrivo alle vostre domande tra pochissimo. Faccio ancora un'ultima domanda e poi mi dedico a voi. Pensa che a livello di inconscio, quindi a livello temporale, tutta questa situazione avrà delle ripercussioni in medio e lungo termine, questa situazione generale. Cioè, ci accorgeremo di questa situazione magari fra 10-15 anni? Questo non si può dire perché siamo in tanti e se abbiamo tanti modi di vivere le cose, di vivere la libertà, di vivere i rapporti, di vivere il sesso, quindi certo questa cosa ci lascerà. Adesso uno dei luoghi comuni che circola adesso è che diventeremo migliori. Io non ci credo tanto, io credo però che diventeremo certamente più consapevoli. Da una parte consapevoli del fatto che quando siamo chiamati, come dire, in prove difficili, siamo poi in grado di superarle. E dall'altra parte che tutte le nostre grandi sicurezze possono subire dei crolli spaventosi. E credo che questa doppia consapevolezza, secondo me, ci renderà più sicuri di noi stessi. Andiamo alle domande che sono moltissime, perché vuol dire che l'argomento interessa tantissimo. Vado dalle prime per una questione di priorità, anche se in realtà torniamo ad un argomento di cui abbiamo già trattato. C'è questa domanda di Elisabetta, dice che il problema della perdita del lavoro si ripercuote sulla coppia e quindi sui figli. In una situazione di prigionia, come tutelare la sicurezza dei minori? Io non sono riuscita a sentire quello che mi ha detto. Ripeto, ho detto, la domanda era questa: il problema della perdita del lavoro, credo Elisabetta si riferisca in questa situazione o comunque in generale, si ripercuote sulla coppia e sui figli. In questa situazione, appunto, come si può tutelare la sicurezza dei bambini? La sicurezza dei minori? Come si può La tutelare? sicurezza dei minori, penso si riferisca alla sicurezza economica, alla sicurezza comunque tutto quello che concerne il fatto che i genitori lavorino. Mi è molto difficile perché ho sentito a pezzi. Comunque, la perdita del lavoro è chiaramente crea nella famiglia, nel gruppo, crea una grande insicurezza, crea un'ansia vera perché un conto sono le ansie su quello che può accadere e un conto sono le ansie su quello che invece è accaduto, dove quindi bisogna ristrutturare tutto il modo di vivere e bisogna cominciare a lavorare intanto sul tentativo di recupero, di trovare un altro lavoro, ma soprattutto l'attenzione a non creare delle ansie nei bambini che li facciano sentire spaventati, dispersi e soprattutto che facciano cadere la loro sicurezza che i loro genitori sono forti e sempre in grado di sostenerli. Vi chiedo di fare altre domande direttamente sotto nei commenti. Se qualcuno avesse delle altre domande, stanno arrivando le varie domande da parte dei miei collaboratori che me le girano perché purtroppo sono qui da solo e loro me le mandano sempre tramite messaggio. Miriam Maiola voleva sapere se, per quanto riguarda quello che avevamo trattato, cioè il fatto che molte coppie stanno rimandando situazioni importanti, eccetera, lei dice, chiede questo:
In effetti non si parla mai del peso di questa immobilità per coloro che prima di questo cambio ad interruttore di priorità ne avevano altre. Il superamento di un momento emotivo o psicologico difficile o uno stato depressivo o di ansia o la priorità di un figlio o magari proprio per avere un figlio, l'inizio di un percorso clinico, di adozione, eccetera. Come possiamo affrontare questa immobilità che appare non tanto come prigionia, ma come tempo non recuperabile? Ecco, forse il suo concetto era quello di un tempo che stiamo perdendo tempo? Certo, abbiamo perso, basti pensare a, come dire, questi due mesi di tempo bellissimo, di giornate stupende, come dire, è come se fossimo saltati dall'inverno all'estate. Sembra una stupidaggine, ma sta di fatto che ci siamo persi, siccome le stagioni poi influenzano i nostri umori, la nostra salute. Abbiamo saltato un pezzo importante del bioritmo e quindi certamente tutto questo non è recuperabile, però è chiaro che tutto questo è stato vissuto nella collettività, cioè secondo me quello che aiuta è che questa cosa ci ha toccato tutti, i giovani, i vecchi, i ricchi, i poveri, i sani, i malati, e questo ci deve dare la misura di qualcosa di più grande di noi che è accaduto. E rispetto a cui ci dobbiamo riadattare, come sempre è stato nelle situazioni di grandi calamità, come sempre gli uomini poi riescono a trovare dentro di sé delle risorse inimmaginabili. Certo, andiamo a vedere se ci sono altre domande. Ecco, questa è una domanda interessantissima, è una riflessione interessantissima di Raffaella. Raffaella chiede, dicendo che anche lei è una casalinga e quindi più abituata forse allo stare in casa e questa situazione non l'ha toccata più di tanto. Ecco, il suo problema, il suo pensiero è a quello che sarà la fase 2, la fase 3, tutte le fasi successive. Cioè, ci sarà sicuramente un cambiamento nei confronti di quello che erano le abitudini sociali. Cioè, la sua domanda e anche la mia, a cui aggiungo, non è che ci sarà forse dei casi di intolleranza, di xenofobia, di tutte queste serie di problemi con gli altri a seguito di questo, quindi magari per paura di essere contagiati o per paura che gli altri siano portatori, quindi untori. Questo è inevitabile per certi versi, ma sono soltanto, come è possibile che se io finalmente trovo il coraggio, finita la fase 2, la fase 3, trovo il coraggio di andare al cinema e quello seduto vicino a me si mette a tossire, sarà difficile non avere un attimo di tensione, un attimo di paura. Quindi non si tratta specificamente di intolleranza. Si tratta di doversi riabituare a dei segnali, dei messaggi nuovi, insoliti, ansiogeni, con i quali dovremo fare i conti. Certo, e a tal proposito di scontri generazionali, Giorgio chiede se il diverso tasso di mortalità per età, abbiamo quasi un dato di fatto che siano mancati più anziani, possa portare a scontri generazionali, cioè i giovani, lui chiede se possono essere portati a addebitare la clausola ai nonni. Ma guarda, io ho voglia di, in questi giorni avrei voglia di fare il contrario, cioè quando vedo in giro persone giovani che girano senza mascherina, penso che sono dei mostri di egoismo, nel senso che non si preoccupano affatto proprio del fatto che gli anziani sono i più esposti e che quindi la loro apparente leggerezza, la loro disinvoltura di fronte a delle protezioni che vengono raccomandate ha a che fare veramente con l'idea che quando uno pensa a sé poi non importa gli altri. Quindi la diversa, come dire, io trovo che sia stato veramente indecente la campagna che hanno fatto inizialmente quando si diceva, non si diceva apertamente, ma il messaggio che passava era questo: state tranquilli che tanto muoiono solo i vecchi. E senza, come dire, senza riflettere minimamente sul fatto che spazzar via una generazione di persone che hanno contribuito tanto alla formazione, alla vita, ai progressi che sono stati fatti in questi ultimi decenni,
non, come dire, non resta senza conseguenze. Recentemente sentivo Scurati in una trasmissione televisiva che parlava proprio di questo e diceva: se è finita questa storia, noi non pensiamo di fare una sorta di elaborazione del lutto, di questo lutto, di tutte queste persone che sono morte, che sono state seppellite, portate via senza nome, senza un gesto di affetto, senza lo sguardo, come dire, affettuoso delle persone che gli sono care. Tutta questa gente che praticamente è sparita da un momento all'altro, non è che si possa dimenticare. Perché se la dimentichiamo facciamo un torto a noi stessi, a tutto ciò che loro ci hanno trasmesso e che senza aver elaborato il lutto, senza aver fatto, come dire, un gesto una preghiera per chi ci crede, ma comunque un gesto di compassione, di condivisione, credo che questo ci lascerà, come dire, un po' più poveri. Questo è un argomento interessante. Quindi lei ritiene che sia ovviamente necessario, sia per i credenti che per i non credenti, anche dopo che è stata fatta la tumulazione, dopo che i cadaveri sono stati tumulati, i nostri cari sono stati portati all'interno del cimitero, lei pensa che comunque sia necessario una cerimonia dove si possa, in qualche laica o comunque cristiana o un'altra religione, comunque dove si possa davvero prendere coscienza del lutto? Io credo che un'immagine che non ci toglieremo mai più dalla mente e dal cuore è quella enorme fila di camion che portavano via delle bare che non avevano avuto l'ultima rassicurazione dalle persone care e che non sono stati i loro cari ai quali non era stato permesso nemmeno un funerale. E quindi il funerale che cos'è? Quel raggrupparsi con tutti gli amici e i conoscenti che in quel momento di condivisione ci aiutano a, non dico a superare, ma comunque la condivisione rende un po' meno greve il dolore della perdita. Tutto questo non l'abbiamo fatto e alla fine si rischia di pagarlo se non si riflette abbastanza su questa cosa. Quindi lei ritiene che l'aver mandato in onda, l'aver pubblicato determinate immagini insieme a tutta una serie di notizie che oggi dicevano una cosa, dopo un'ora ne dicevano un'altra, se da un lato forse hanno aumentato le paure, da un lato forse sono servite per essere più consapevoli. Non ho sentito granché. Non ho sentito la Mi domanda. ripeto la domanda, dicevo che questo. Mi sente? Sì, ma la sento a sprazzi, per cui Ok. perdo gran parte del discorso. Ok, vado più Proviamo di avanti. nuovo. Dicevo, se l'aver mandato in onda o comunque condiviso immagini fortissime come queste, insieme ad altre immagini forse ancora più forti, insieme anche ad una serie di notizie, mi riferisco ai giornali, ai telegiornali, che cambiavano di ora in ora, cioè ora dicevano un'altra, una cosa, dopo ne dicevano un'altra. Ecco questo. Se da un lato ovviamente ha aumentato l'ansia perché siamo entrati veramente nel vivo del problema, dall'altro però serve per la rielaborazione del lutto. Dunque, lei mi ha detto questo, se da, e Se poi non ho sentito più niente. da un lato queste immagini hanno trasmesso dell'ansia, perché ovviamente un sentimento ansioso c'era, di paura, se non è ansia. Se dall'altro in realtà queste immagini siano servite a dare consapevolezza e quindi a livello dell'inconscio a cercare di capire la situazione. Sì, allora, io penso che quelle immagini resteranno fisse nei prossimi decenni, ricorreranno ancora non solo nei telegiornali o nelle trasmissioni televisive, ma resteranno dentro di noi come immagini terribili, perché lì non ha agito soltanto la paura, cioè la paura di prima o poi finire anche noi in quel modo o che qualcuno che c'è caro finisse in quel modo. Non ha agito soltanto questo, ha agito anche l'empatia, cioè è stato un momento di grande condivisione, di grande empatia, cioè ognuno di noi si è messo nei panni dei parenti di queste persone, cioè si è sentito per un attimo
il figlio, il marito, il compagno di queste persone che se ne andavano via senza un segno. E questo credo che sia, che ci abbia lasciato veramente un ricordo indelebile. Quindi è un ricordo che sicuramente ci porteremo dietro per un sacco di tempo, perché per esempio ho sentito, ora parliamo già di 15 giorni fa, Francesco Guccini che paragonando, il cantautore, paragonando la situazione al post 11 settembre, in realtà diceva non è possibile che noi miglioreremo perché si diceva anche già l'11 settembre che quelle immagini così forti ci avrebbero migliorato, in realtà non siamo cambiati. Invece lei pensa che questa cosa qua ci cambierà? Io non so se ci cambierà, so che ci lascerà però delle tracce importanti, perché è vero che come i morti dell'11 settembre ci avevano suscitato grandi emozioni, però lì avevamo individuato dei nemici, delle situazioni concrete, dei nemici, e quindi erano cose che facevano meno paura. Qui il nemico non si sa chi è. Non si sa da dove viene, non si sa quando viene, quando se ne va. È un nemico invisibile e come tale muove molto più del conscio e dell'inconscio. Quindi io penso che, non dico che queste immagini ci miglioreranno, dico però che ci lasceranno dentro dei segni dei quali non siamo ancora forse consapevoli, però certamente ci hanno spinto a metterci nei panni degli altri e questo, non so se ci cambia, ma in quel momento ci è stato molto utile. Una domanda di Enzo molto, molto interessante, credo che chieda un consiglio, cioè come spiegare ai bambini il senso di abbandono per la perdita dei nonni e di altri parenti senza un funerale, quindi senza fargli vedere che queste persone in qualche modo se ne sono andate, perché a parte che io credo che portare un bambino a un funerale sia da un lato molto istruttivo, sebbene magari un po' di shock, perché io ricordo la prima volta che sono entrato in contatto con un funerale e lì per lì mi ha scosso, ma poi mi ha abituato a quel tipo di cose, perché ha anche l'emblema del viaggio. Quindi in questo caso come spiegare questa perdita improvvisa di qualcosa che era comune? Secondo me, più che spiegarla, bisogna trovare un modo perché appunto ci sia una sorta di cerimonia, anche solo familiare. Io sono dell'idea che, cioè, un tempo i bambini ai funerali non si portavano mai perché non li si voleva turbare, e questo può essere ancora valido, però se si tratta di persone importanti nell'orizzonte affettivo del bambino, cioè se muore un nonno, se muore uno zio, qualcuno a cui lui ha voluto bene, è importante che il bambino partecipi, proprio per rendersi conto che c'è stato questo distacco e che c'è questa co cerimonia collettiva che ci aiuta a superare il problema. E a proposito torniamo un attimo sulla questione tecnologia, poi se non ci sono altre domande, potremmo benissimo chiudere qui questa esaustiva puntata ricca di domande e di spunti. Dicevo, rispetto alla tecnologia, ci stiamo forse confrontando con la tecnologia in un modo che in realtà non era mai capitato, e questo influisce molto sulle scelte personali e su quella che viene definito, questa parola inglese, burnout tecnologico, che io sono andato a cercarmi una traduzione italiana e credo che si parla di depressione o comunque ansia di nuovo, eccetera. Ecco, questo rapporto con la tecnologia è un bene da un lato, ma riusciremo a superarlo? Conosco persone che dicono basta, io il cellulare nel weekend non posso seguire i vostri appuntamenti perché è tutta la settimana che faccio conferenze, faccio tutte queste serie di cose, ecco. Allora, la tecnologia è come tutte le cose, non è nociva di per sé, ma è il modo in cui la usiamo e in cui ci lasciamo usare dalla tecnologia. Quindi è importante, voglio dire, certamente cambieranno tante cose. Il fatto di aver avuto moltissime provviste ci venivano portate a casa e le pagavamo con il POS.
Cioè, è come se veramente avessimo cambiato un rapporto col denaro. Poco a poco il denaro, cioè il denaro soldi, per di più poi si era sparsa la voce che il virus si annidava sulla moneta e quindi ancora di più è stato l'idea di usare del denaro è stata negata, è stata trascurata. In più tutti i negozi chiusi, in tutto questo tempo tutti i negozi chiusi, quindi altri modi di arrivare ai mezzi di consumo, ai mezzi di agli alimentari, alle cose che ci servono di più. E questo naturalmente darà una grande accelerata all'uso della tecnologia. Poi è chiaro che la tecnologia può essere invasiva, può essere pericolosa. Può essere una minaccia perché c'è gente che ci può clonare il conto in banca, perché c'è gente che può appropriarsi delle nostre password e usarle chissà come. Tutto questo fa parte, come dire, di tutto ciò che si abbatte su di noi come un'ondata improvvisa di modernità. E come si sa, la modernità ha tanto di positivo, ma anche tanto di inquietante. Quindi coincide, se vuoi spiegarcelo ovviamente, il suo punto di vista sulla cosa più tecnologica, diciamo, che è stata pubblicizzata in questi giorni dallo Stato, cioè l'app Immuni. Non so se ha seguito. Qual è il suo punto di vista in merito? Perché ci sono ovviamente delle teorie dove, oddio, ci violeranno i nostri, entreranno dentro di noi, a parte il fatto che... Avanzata la cosa. Esatto. No, qual è il suo punto di vista? Cioè, bisogna fidarsi in qualche modo a questa tecnologia per evitare appunto un problema sanitario oppure ci si può ancora un minimo affidare al buon senso? Ma io credo che di fronte a queste nuove tecnologie, cioè, qual è il problema? Il problema è proprio di tutta la situazione che stiamo vivendo. È quello che possiamo affrontare il mondo come un luogo pieno di minacce, solo minaccioso, per cui è minaccioso appunto uscire fuori perché c'è il virus che ci aspetta, oppure perché Immuni si appropria di tutti i nostri dati e li usa come vuole. Naturalmente, se io penso che dal mondo esterno mi possono venire soltanto danni, soltanto pericoli, soltanto allarmi, è chiaro che questo mi farà male, mi farà star male. Se invece io parto dal presupposto che dal mondo esterno mi possono venire minacce, ma mi possono venire anche cose positive, cose utili, cose che mi fanno crescere. E allora cambia l'atteggiamento e diventa un atteggiamento più possibilista, naturalmente cauto, naturalmente prudente, ma anche più aperto a tutte quelle che sono le innovazioni che ci arrivano addosso. C'è una C'è una domanda di Miriam, una domanda riflessione di nuovo, dice che gli è capitato di sentire il paragone di altri stati e di come stanno affrontando la situazione. Abbiamo avuto un esempio anche qui in trasmissione con il professor Alciati che poco prima di venire in trasmissione, lui mi pare fosse a Copenaghen o comunque in Danimarca, poco prima di venire in trasmissione era andato a fare una passeggiata quando noi già in realtà eravamo tutti chiusi in casa, eccetera. E abbiamo visto una serie di italiani che hanno infranto le regole, prendendo anche talvolta multe, eccetera. Cioè, secondo lei c'è una spiegazione al nostro dover necessariamente infrangere le regole e allo stesso tempo aver paura della privazione della libertà? Il rapporto con la trasgressione, voglio dire, sono le persone che pensano che se sono trasgressivi sono più liberi, perché naturalmente sono più concentrati su se stessi che sui problemi di tutti. È il discorso che facevamo prima di quelli che escono senza mascherina. Certo, loro pensano che non succede niente, che sono. Però non si preoccupano minimamente delle conseguenze che certe loro leggerezze possono avere sugli altri. E quindi, se noi affrontiamo, come dire, il mondo esterno come pieno di minacce, allora viviamo male, oltretutto, non risolviamo la nostra situazione e viviamo anche male. Se invece siamo più portati a credere in noi stessi, a credere un po' anche negli altri, il mondo non è così popolato
di mastini che aspettano solo che noi usciamo fuori per stritolarci, allora forse viviamo anche meglio, con più fiducia, con più appoggio. E forse gli altri, al di là di quelli appunto che sono egoisti, che sono trasgressivi, che sono menefreghisti, però gli altri ci possono anche riservare delle sorprese positive. Un'ultima domanda su una questione che ci, in realtà ci ha toccato più nella prima parte di questa situazione. Secondo lei c'è una risposta a livello psicologico, a livello comunque sociale, in quello che è stata la corsa ai balconi, cioè il dover uscire al balcone e dimostrare, cantare, ballare, fare l'applauso ai medici? Secondo lei questa cosa qua è servita da terapia, è servita per dimostrazione di, non so, ha un suo perché, ecco, tutto questo? Secondo me ha avuto un suo senso, nel senso che la gente era così spaventata appunto e non voleva farsi spaventare troppo. Allora affacciarsi alle finestre, vedere anche gli altri, salutarsi e fare un po' di umore tutti insieme, forse se, come quando, come dire, in certe magie, anche nel Medioevo si faceva rumore per le strade, tanto rumore perché così si allontanavano gli spiriti maligni e quindi. È stata una, come dire, una cosa tra il superstizioso e l'autodifensivo, cioè la superstizione in certi casi è un modo per assicurarsi un po' meno ansia rispetto a quello che ci minaccia. Quindi, nonostante tutte le sue accezioni negative, la paura un pochino ci aiuta, cioè la paura ci, il superarla ovviamente ci aiuta a stare più uniti, ad essere più consapevoli, ad essere più sociali. Certo, la paura è nascere, la paura è una funzione importantissima per noi, senza paura saremmo esposti a qualsiasi pericolo, però quello che conta è che la paura non diventi appunto una trappola, la paura deve essere anche ragionevole, ragionata, nel senso che dobbiamo renderci conto che se la paura diventa una serranda che tiriamo giù e ci isola, allora la paura forse ci difende. Io ho sempre in mente la storia dei tre porcellini, cioè questa storia che si raccontava ai bambini, in cui questi porcellini, alla fine, dopo aver fatto tante case con il lupo fuori che distruggeva queste case, si fanno una casa in muratura e lì sono al sicuro. Certo, sono al sicuro, ma non escono più di casa. E questo è il punto. È vero che c'è fuori il lupo, ma bisognerà trovare qualcosa per sconfiggerlo, questo lupo, perché se noi restiamo in casa e non usciamo più perché la paura ci paralizza, allora vince il lupo. Io, se non ci sono altre domande, chiuderei con la solita conclusione finale. Io di solito ai nostri ospiti chiedo sempre una serie di domande che in realtà a lei ho già fatto e che quindi è inutile farle, cioè cosa penseranno, se ci cambierà, eccetera. La mia domanda è questa: se fra, supponiamo, 20 anni, 30 anni, cioè avere uno sguardo storico sulla situazione, perché ovviamente poi credo che sarà la storia a riconsegnarci questo momento, cioè lo capiremo a distanza di anni, ecco. Se dovesse, secondo lei, dare un parere, però a distanza, ovviamente è una cosa ipotetica perché non si può fare, però a distanza di anni, secondo il suo mestiere, secondo la sua visione, cioè raccontarlo magari a qualcuno che questa esperienza non l'ha vissuta, che quindi è nato da poco, eccetera, come glielo racconterebbe? Ma nello stesso modo in cui si racconta la Spagnola, in cui si racconta la peste del 1630, in questo modo. Però io faccio una proposta: vediamoci fra 20 anni, visto che io sono così vecchia che ho già tre morituri, vediamoci tra 20 anni e allora glielo dico. Allora è assolutamente un appuntamento, però ci vediamo dal vivo, perché ovviamente speriamo tra 20 anni di poterci, a parte che mi auguro di poterla vedere prima e di poterla ospitare a Mornese, magari di parlare di altro in una di quelle iniziative estive che solitamente noi facciamo, quindi questo è sicuramente un invito, non so se è mai stato dalle nostre parti e quindi la invito a venire dalle nostre parti e quindi a poterla incontrare. Però, perché no? Vediamoci tra 20 anni tutti e facciamo davvero un. Quelli che dicevano che i vecchi muoiono per prima, gli diamo anche una bella smentita, no? Certo. Vediamo.
Però a loro però magari fra 20 anni, io per primo tra 20 anni ne avrò 44, quindi saremo più vecchi e quindi avremo sicuramente una visione diversa. Sì, qualcosa avremo imparato. Bene, l'importante è quello. Io vi ringrazio e direi che se non ci sono più domande chiudiamo questa interessantissima conversazione con Gianna Schelotto. Prossima settimana non sappiamo ancora Mi cosa. scuso perché è stato molto faticoso, non sentivo quasi niente, sentivo le domande, cioè le domande le indovinavo invece che sentire, quindi non so se sono stata imprecisa in qualche modo, mi scuso, ma fra 20 anni sarò molto, molto più lucida. E ci sarà una connessione maggiore perché ovviamente saremo molto. Non avremo bisogno di connessione, ci vedremo dal vivo, Certo, eh? è vero, è vero, è vero, però se lo trasmetteremo a qualcun altro avremo una connessione magari 3D, ci si potrà toccare, chissà. Benissimo. Benissimo, niente, io ringrazio il pubblico, ringrazio tutti, ci vediamo per il momento ancora domenica prossima sicuramente e vedremo poi ovviamente se torneremo a poter camminare e a uscire felici per i prati, magari questa iniziativa la portiamo davvero dal vivo e torneremo a vederci, altrimenti continueremo qui su Facebook alla domenica pomeriggio. Quindi ringrazio tutti, ringrazio i miei collaboratori, ringrazio Gianna Schelotto e buona domenica a tutti e buon inizio settimana per domani. Grazie mille e ciao a tutti.